e ho notato che in Italia esistono tre categorie di persone. C'è uno zoccolo duro di cittadini informatissimi, cittadini che molto probabilmente, come voi, come tutti noi, conoscevano perfettamente tutto quel di cui abbiamo parlato precedentemente. Poi c'è una parte di cittadini disinformati, disinformatissimi, che ripetono a bacchetta quel che viene detto in televisione. E poi c'è una parte di cittadini purtroppo assuefatti, che non si scandalizzano che il Presidente della Repubblica non vada a testimoniare a Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Tra l'altro ieri io e Mario Di Stefano siamo stati censurati alla Camera per aver osato nominare la trattativa Stato-mafia a Montecitorio. Ci sono cittadini che non si scandalizzano che Cosentino, che ha gestito il partito del Popolo della Libertà in Campania, stia in galera, che non si scandalizzano che in Calabria sia stato condannato in appello il governatore per i buchi dei fondi della città di Reggio Calabria, che sono così assuefatti al malaffare, alla malapolitica da ritenere la normalità qualcosa di costante. Sì, ma è così. Il fatalismo è un male incredibile dell'Italia, non c'è veramente una categoria più difficile con la quale parlare di coloro che dicono la corruzione è talmente dilagante che è così, non ci possiamo fare nulla. Allora, tutti noi che stiamo in questa piazza qualche anno fa votavamo i partiti, io l'ho detto che ho votato una volta anche Veltroni, pensavo che fosse differente. E eravamo disinformati, oggi ci siamo informati grazie al 5 Stelle, grazie al lavoro incredibile dei meetup, di fare banchetti, grazie alla rete. Poi, quindi è più semplice forse intervenire con le persone disinformate, però prego tutti gli attivisti, simpatizzanti, parliamo con estrema calma, cerchiamo di spiegare le cose alle persone che appunto sono un po' disinformate con pazienza, investendo del tempo, perché se la nostra rabbia con loro non riusciamo a trasformarla in entusiasmo, quello che ha fatto prima Beppe poi alla fine, cioè in entusiasmo, in certezza che possiamo cambiare le cose, molte persone si intimoriscono perché è complicato accettare il fallimento, è complicato prendere coscienza che si è sbagliato per una vita, 30 anni e votare gli stessi partiti. È più complesso, e chiudo, lavorare con gli assuefatti. Con loro io mi permetto di dare un suggerimento perché ho visto che funziona. Io sono andato in tutte le piazze e davo il tesserino da parlamentare dicendo un domani ci starete voi, guardate che questa cosa è vera. Ma se io penso che l'anno scorso, penso oggi che parlo qua a Malagrotta dopo Beppe Grillo, insomma ci pensiamo un attimino, se usciamo un attimino fuori dal contesto. In un anno vi rendete conto quel che abbiamo fatto? Ora sì, qualcuno di noi è più conosciuto perché è andato in televisione, ma questa roba conta poco, contano, come diceva prima Beppe, le idee, le piazze che si riempiono con delle proposte, la signora che viene a parlare prima. Ma se me l'avessero detto che dopo un anno vicepresidente di una commissione, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, 27 anni, il vicepresidente della commissione bilancio Giorgio Soglia, che è lui che insieme agli altri colleghi che hanno scoperto lo scandalo che l'ho visto in Parlamento, occhio, oggi ci stiamo noi e qualcun altro adesso entrerà nel Parlamento Europeo, ma i prossimi siete voi. Cioè bisogna riuscire ad accendere un sogno fondamentalmente per riuscire a vincere questi europei che sono fondamentali, e il Movimento già lo incarna perfettamente. Oggi ci stiamo noi in Parlamento a portare avanti delle battaglie in trincea, ma sappiamo perfettamente due legislature poi a casa che entrerà qualcun altro. Io vi suggerisco, e concludo questo, per questa non è una campagna elettorale, la campagna elettorale per raccogliere voti le fanno i partiti, noi continuiamo con le agorà a partecipare con le persone, anzi non utilizziamo il termine campagna elettorale, una roba vecchia, i partiti fanno la campagna elettorale, parliamo con chiunque. Il 50% delle persone non vorrà andare a votare alle europee, non vorrà andare a votare, è con loro che dobbiamo parlarci, e invitandoli a fare qualcosa assieme si riesce a sconfiggere questo che è il male dilagante dell'Italia, che è appunto la assuefazione. Siamo assuefatti a tutto quanto, però con la relazione, con i banchetti, in questo modo ce la possiamo fare. Io concludo, grazie a tutti e lascio la parola a tutti. Grazie a tutti.